stata una partita molto valida sotto l'aspetto agonistico. Le squadre hanno giocato per vincere tutte e due e noi siamo partiti bene. Onestamente c'era un rigore nettissimo, un rigore di espulsione netto nel primo tempo. Sinceramente non capisco come non viene fischiato un rigore del genere. E nel primo tempo non abbiamo mai rischiato niente. Poi al 45esimo con un fallo netto sul mio giocatore a terra, loro hanno continuato. Una palla fuori, un infortunio nostro, abbiamo regalato un calcio d'angolo nella mischia. Abbiamo provato in tutte le maniere, anche rischiando di subire il secondo gol. Ci abbiamo sempre creduto. Dopo il pari, non abbiamo mai mollato e finalmente siamo riusciti a vincere la partita alla fine. Credo che sia stata una bella partita, come ho detto prima, molto valida sotto l'aspetto agonistico. Quindi ci prendiamo questi 3 punti importanti per noi, ma più che altro per i ragazzi, perché la squadra aveva fatto grandissime prestazioni e magari non partite che meritavamo di vincere, non siamo riusciti a vincere. Mister, ancora manca la vittoria in casa, sono arrivate 3 vittorie, se non erro, in trasferta, con la Don Carlo Minimeri, con la sua giovane Castelbuono, se non sbaglio. Guardate, queste 3 vittorie, però ancora manca quella fatidica vittoria in casa. Guarda Si il può calcio. riprendere Ma lo sciacca, soprattutto questa partita contro il Mazzara. guarda il calcio è strano, noi anche in casa abbiamo fatto grandissime prestazioni e non siamo riusciti a vincere. Sicuramente perdiamo qualcosa in casa perché non cerco scuse, ma giocare su quel campo non puoi giocare come riusciamo ad esprimerci fuori casa. Ma non voglio alibi per i miei giocatori, quindi dobbiamo continuare con le prestazioni perché io sono convinto che con le prestazioni poi le vittorie arrivano. Cos'è Beppa King dopo quel coniglio tirato fuori dal cilindro? No, niente, ero dispiaciuto per i ragazzi perché questa squadra ha sbagliato una partita soltanto. Io parlo della mia gestione. Molte partite grandi prestazioni e magari qualche risultato non è venuto, specialmente in casa. Quindi ero dispiaciuto per loro, quindi veramente sono felicissimo per loro, sono felicissimo per la mia società che non ci ha mai fatto pesare niente, ci ha dato sempre fiducia e sono felicissimo anche per i nostri tifosi perché meritavano una grande soddisfazione. Adesso manca la ciliegina sulla torta che sarebbe la vittoria in casa. Sono qui con Piero Concialdi, decisivo oggi per aver concesso all'Unitas Sciacca di ritornare a casa con 3 punti. Piero, che stagione è fino ad adesso? Buonasera a tutti intanto, una stagione da alti e bassi, sappiamo che comunque abbiamo rimangono di mia moglie che mi sta regalando la gioia più bella del mondo.